Allora, siamo a Napoli in delegazione con la Ionica Holidays, stiamo presentando i nostri prodotti, le nostre offerte ai tour operator stranieri che abbiamo incontrato ieri in un discreto interesse dal nord Europa. Oggi abbiamo diversi appuntamenti in agenda con invece dei tour operator italiani e dei crawl aziendali, dove andremo a proporre delle convenzioni per cercare di portare anche delle aziende, quindi dei gruppi organizzati aziendali nelle nostre zone, con delle convenzioni che andremo a provare a stipulare, quindi faremo delle proposte di convenzione a questi crawl aziendali per poter, oltre che destagionalizzare, cercare di creare un turismo anche di, diciamo, di interesse, oltre che culturale, enogastronomico, anche su quello che possono essere gli sbocchi di poter creare delle situazioni dove le aziende possono venire da noi o a fare le vacanze ai propri associati, ai propri dipendenti, o a creare anche delle situazioni in cui si riesca a fare del turismo anche con della congressistica. Stiamo in qualche modo proponendo quello che ovviamente siamo a livello di territorio, uniti con diverse strutture alberghiere appunto della zona associata alla Ionica e anche due tour operator che stanno cercando anche di predisporre quello che sono i pacchetti oltre che i trasferimenti delle persone sulla nostra riviera. C'è un discreto interesse, molti conoscono la nostra riviera, altri la conoscono poco, quindi andremo a comunque proporre dei farm trip, cioè delle visite dove noi inviteremo questi tour operator a visitare la zona per poter creare un incamico all'interno della riviera del Gelsomino. Siamo molto soddisfatti anche perché le fiere che noi stiamo facendo, oltre questa di Napoli, Milano, abbiamo già predisposto quella di Rimini che sarà a ottobre, per poter continuare a promuovere perché crediamo nel turismo della nostra zona, nel nostro sviluppo. Quindi questo è l'intento che noi abbiamo. Abbiamo creato un gruppo molto coeso che ha lo stesso obiettivo che è quello di creare del turismo sulla zona e di poter in qualche modo dare un'offerta diversa da quella che normalmente viene sviluppata con anche, come abbiamo già detto nelle precedenti fiere, con dei prodotti integrati, quindi con delle situazioni in cui anche via internet con i portali di prenotazione possono arrivare delle prenotazioni sulla zona.